ispirazione quando Eva mi ha detto di questo tema, che la cui bellezza consta dal fatto che sia così vario e dunque che possa essere declinato, come poi gli artisti hanno fatto, nelle più varie e variopinte tipologie di esecuzione artistica. Che la cultura non sta fallendo, ma sta perdendo tutto, nel senso che non li stava perdendo nella sua essenza più profonda, ma in un decorso lento e quasi tragicomico che ci ha portato alla situazione attuale, che non è certo delle migliori, ma in cui balugina insomma qualche speranza quell'ismo. Ma ciò non toglie che la luce rimanga ancora qualcosa di attuale, in quanto si fa da mezzo tema, ed è questo il tema della nostra mostra, ovvero la luce. Se la si analizza in quello che è stato il decorso artistico, possiamo notare che, così come l'arte propone un modulo immobile per circa 1000 anni, ovvero nell'arte bizantina, dal IV secolo a circa il 250, la luce quasi si annulla in quella tipologia artistica, in cui non serve quasi niente la luce, perché l'unica luce di cui si fa funzione è quella di Dio. Infatti noi vediamo questi bellissimi fondi oro, che sono l'unica luce in una prospettiva che è totalmente bidimensionale. Ma poi la funzione della luce nel corso del tempo cambia, in un salto di circa 200 anni diventa celestiale, questo rinascimento meraviglioso in cui la luce diventa Dio, è qualcosa che ci sovrasta, è più di noi, è sopra di noi, per poi ricadere ancora una volta in fondo questi fondi neri caravaggeschi che nel barocco noi vediamo come capricci, come vezzi dell'anima, in quanto quello che noi vediamo, che vedete di Artemisa, di Caravaggio, è un fondo nero. Perché nero? Perché la vera luce consta del soggetto e dell'oggetto, ed è quindi in questo modo che la luce prima ritorna nel suo punto più basso ma pratico, non intellettuale, per poi risalire, tanto che le male lingue insomma dicevano alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento che si diventa impressionisti quando si è dimenticato il momento del nero a casa. Il Van Gogh, che appartiene alla categoria dei fulminanti, non degli illuminati, non è stato studiato da queste due categorie che hanno a che fare entrambe con la luce, quella degli illuminati, personaggi estremi, ma Van Gogh esprimesse direttamente dal tubetto, cosa non vera, ma che in qualche modo ancora una volta fa da apripista per questo secolo che artisticamente è senza Dio. Noi siamo, eravamo nell'ultimo secolo, quello del Novecento, che è completamente cieco, quasi, tranne se non per qualche intermittente testimonianza artistica, di Dio. E infatti cambia anche la funzione dell'arte e della luce nell'arte all'interno del nostro ultimo secolo appena scorso. Sempre temporale, come dicevo in trasmissione da te, per quale motivo? Perché non vale né ieri né oggi. È la riflessione più banale ma commovente che ci deriva e ci sorviene rispetto a questa inoppugnabile verità, deriva da un filosofo napoletano che forse conoscerete, Charles Crescenzo, i cui meriti innovativi non sono tanti, ma sono quelli creativi. Lui era pop, era popolare, e uno dei suoi film più riusciti dice: se noi andassimo adesso a Pompei o Ercolano e trovassimo una piena, cosa penseremmo di questa storia? Certamente non è Natale. Ma se domani venisse l'Apocalisse, il mondo finisse, un cittadino che scende dallo spazio, arriva sulla Terra e trova l'orinatoio di Duchamp, cosa pensa? Che è un'opera d'arte o che è un cesso? Dice Luciano De Crescenzo. E loro sbigottiti dicono che è un cesso. Ma non perché quello sia un cesso, ma perché in quel momento, in quella contemporaneità, in quella attualità, è un cesso. E si chiama contemporanea perché non vale né domani né ieri, ma vale oggi, nella nostra contemporaneità. E la luce della ragione, ovvero quella relativa all'illuminismo, al positivismo, alla razionalità, alla scienza, sta pian piano cambiando il terreno di gioco verso la luce della passione, ma non in senso positivo, siamo sbrigativi, grossolani, veloci, non ci accorgiamo delle cose più belle e consolanti per l'anima di ognuno come l'arte, non portiamo alla luce quello che appunto ci interessa. E il mio amico, che io lo riferisco a Fulcinate, che adesso è andato via perché purtroppo per lui ha famiglia, ho rubato un libro quest'estate sotto l'ombra del lune mentre parlavamo di cose insomma anche abbastanza solenni di Caravaggio, che si intitolava L'enigma di Caravaggio. Sul frontespizio c'era una frase meravigliosa di Wittgenstein che diceva: possiamo solo descrivere e dire, così è la vita umana. Per quanto possiamo ipotizzare, pensare di arrivare alla conoscenza, qualcosa che ci turbi l'animo, per cui potremmo mai arrivare alla verità, in realtà continuamente ci scivola via,
E questo non è molto dissimile da, questo, da quello che diceva Pope. Pope, molti anni prima, dava all'uomo di qualcuno che deve conoscere soprattutto, prima di tutto, se stesso. L'uomo, ciò che l'umanità deve studiare, posto su quest'istmo di mediana condizione, vantaggio, gloria, zimbello incognita del mondo, perché neanche lui ha fatto luce, ed è questa la cosa veramente drammatica. Non per questo, ancora una volta, un'allusione alla luce ce la dà un commovente passaggio di Shakespeare, in cui lui dice: la vita in realtà non è che un'ombra che cammina, un povero commediante che si agita e si pavoneggia sul teatro del mondo in attesa della sua ora, e poi non se ne parla più. Non è che una favola narrata da un idiota, piena di rumore e di furore, che non significa nulla. Cioè, questa incognita in cui, attraverso una gnosi quasi aristotelica, si deve riuscire a capire che tutto quello che noi possiamo capire fino in fondo deriva dalla nostra esperienza. Ciò che non è esperibile non è comprensibile. E allora è esperibile qualcosa di immateriale come la luce? Sì, perché la luce è materia quando ha a che fare con l'aria. Io sono piuttosto patriottico ed è per questo che non sono mai andato via, benché io sia molto giovane. E in realtà io penso che ciò che noi dobbiamo riportare alla luce è la consapevolezza e l'identità di quello che siamo. Cioè, se qualcosa appartiene, si avvicina all'identità d'Italia, è certamente qualcosa di vicino all'arte, così come se casomai ci fosse un Dio, la più grande e vicina controva che abbiamo a lui è appunto l'arte. Ho iniziato a pensare che la Sicilia ha lo stesso perimetro delle Canarie, solo che le Canarie hanno 20 volte i turisti della Sicilia. Quindi c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa, qualche messaggio culturale che non è arrivato, c'è qualcosa che si deve portare veramente alla luce, e appunto la nostra consapevolezza, la nostra, il nostro tesoro, la nostra ricchezza. E citerò, concludendo, perché si abbina bene a riportare alla luce e alla nostra forse inconsapevole, esecrata, non curata ricchezza, un passo di Leo Longanesi, che nel 1961, intellettuale di centrodestra, scrive il 7 gennaio sul Corriere della Sera, un passo che ancora oggi probabilmente è una delle cose più attuali che abbia mai lette, in relazione appunto a riportare alla luce ciò che già abbiamo. Perché se noi fossimo il presidente delle Maldive, per risollevare una nazione non penseremmo certo alle industrie, penseremmo al mare, cioè a quello che già abbiamo, non alle patate. Noi abbiamo l'arte, ed è questo quello che deve il plus. Dice Longanesi: la miseria è ancora l'unica forza vitale del paese, e quel poco o molto che ancora regge è soltanto frutto della povertà. Bellezze dei luoghi, patrimoni artistici, antiche parlate, virtù civiche e specialità artigiane sono custodite soltanto dalla miseria. Laddove essa è sopraffatta dal sopraggiungere del capitalismo, ecco che si assiste alla completa rovina di ogni patrimonio artistico e morale, perché il povero di antica tradizione vive in una miseria che assecola ricco e antiche radici, tra ricco e di fresca data, improvvisato, nemico di tutto ciò che lo ha preceduto e che lo umilia. La sua ricchezza è stata facile, di solito nata dall'imbroglio, dall'inganno, da facili traffici, sempre quasi intanto qualcosa che è nato fuori di lui. Perciò, quando l'Italia sarà sopraffatta dalla finta ricchezza che già dilaga, noi ci ritroveremo a vivere in un paese di cui non riconosceremo né più il volto né l'anima. Ed è una cosa tristissima, ed è ancora attualissima, ed è per questo che risuona e rimbomba e echeggia come un monito per spostare ancora e ancora una volta il tema della luce e il tema del riportare alla luce da un piano che vede la luce della ragione alla luce della passione. Perché, come diceva Dante, è solo lei che muove il sole